finalmente è Pasqua, che non significa solo colombe o uova di cioccolato, ma anche pastiera. Cesare Catelli, uno dei primi a portarla all'Aquila nella sua pasticceria, un dolce che come è arrivato in città? Ma io ho avuto la fortuna di conoscere il maestro pasticcere Paolo Fulgente, che aveva chiuso la sua attività perché i figli non avevano voluto proseguirla, e così si è messo a fare consulenze. E è venuto in questa pasticceria nel 2003 o 2004, non ricordo bene, e la prima cosa che mi ha voluto insegnare è stata proprio la pastiera napoletana originale. Qual è la regola da cui non si può prescindere per una buona pastiera? Ci sono due cose fondamentali. Innanzitutto la ricotta e poi l'essenza di fior d'arancio, che è fondamentale per la buona riuscita della pastiera napoletana. Ricotta rigorosamente nelle zone abruzzesi. Nelle zone abruzzesi noi utilizziamo una ricotta di pecora e cubetti di arancio candito. Poi utilizziamo limone grattato e arancio grattato siciliano o questi di Sorrento, grano che cuociamo direttamente noi con il latte, il burro, vaniglia e cannella, e poi utilizziamo le uova fresche e lo zucchero, e questo, come dicevo prima, è l'aroma fondamentale di fior d'arancio, che viene fatto da un distillato di fiori d'arancio. La preparazione? È un profumo particolare. La preparazione è una preparazione lunga che dura anche svariate ore, perché in primis c'è la cottura del grano, che porta un'ora e mezzo di cottura, poi va raffreddato e poi c'è un inserimento di tutti gli ingredienti a scalare, a partire dalla ricotta e lo zucchero, che vengono macerati 24 ore prima, e poi c'è una serie di ingredienti, viene inserito il grano, viene inserito tutti quanti i cubetti di arancio e le uova, e si prepara questa crema. Allora, la crema viene versata negli stampi e poi vengono effettuate le strisce sopra, e noi ne mettiamo 7 proprio come tradizione napoletana, perché ha proprio un significato. Alla tradizione partenopea. Bene. E poi la cottura, naturalmente, che dura circa un'ora. Come la ricotta, anche il grano proviene da mulini locali, e comunque tutte le materie prime naturalmente devono avere una certa qualità. La qualità è fondamentale per la buona riuscita di un qualsiasi dolce, in particolare la pastiera. E poi noi utilizziamo il grano come tradizione vuole, perché è simbolo di rinascita, e in occasione della Pasqua è proprio quello che dà il simbolo della resurrezione. Ha successo anche in Abruzzo, all'Aquila, questo dolce? Beh, noi ne vendiamo sempre di più, ogni anno c'è una richiesta maggiore, e ci tengo anche a dire che ci sono clienti che lavorano qui in zona, ma che vengono dalle parti di Napoli, che prima di ritornare nelle festività di Pasqua vengono a ordinare la nostra pastiera. Quindi questa è la migliore garanzia di qualità. Quindi, oltre quello... Eccola pronta, Cesare. Siamo pronti per l'assaggio, Marco. Pronti per l'assaggio. Ma prima? Manca qualcosa, o no? Sì, lo zucchero a velo. Ecco qua. Fantastica. Noi da golosi chiaramente la assaggiamo ancora calda, motivo per il quale, no? Si sta un po' rompendo, quindi nessuno di quelli che ci vedono deve temere, vero? Ecco qua. Perfetta. Il video però così è proprio da food porn, con, con la liquefazione della pastiera, che assaggio poi calda anch'io, è ancora più buona, vero? Calda è molto più buona. Forse sconsigliabile. No, sconsigliabile, perché comunque se raffredda è meglio, si assapora meglio sicuramente. Buona Pasqua a tutti. Buona Pasqua.